questa Serie A, che poi è stata un po' la sua impressione sia per quanto riguarda insomma, tutto l'ambiente, la partita, tipo di gioco, qualche calcio, tutto quello che è stato come cioè, impatto sul nostro campionato. Detto che è stata una grande esperienza per lui, ha trovato un'atmosfera incredibile e non credeva sinceramente che, anche se aveva sentito dire, ma non credeva che sinceramente sarebbe stato così l'impatto proprio dal punto di vista anche emotivo. Ci siamo trovati di fronte a una squadra molto forte fisicamente, una squadra con ottimi tiratori che ha giocato una grande partita. Per noi è stato fatale l'inizio del terzo quarto in cui abbiamo fatto fatica, però comunque anche quando siamo andati sotto abbiamo provato a rimanere in partita. Dobbiamo considerare però che giocavamo contro una squadra molto forte, una squadra molto organizzata, quindi qualcosa di buono forse qua e là lo siamo visto. Volevo chiedere l'approccio della squadra, è stato sicuramente positivo alla partita. Ecco, poi secondo lui come mai in quei 5 minuti e mezzo del terzo quarto, dove non solo non si riusciva a segnare, ma insomma sono stati tanti gli errori anche banali, insomma penso per giocatori come loro, è stata l'emozione, è stata brava Cantù? Sicuramente la pressione che Cantù ha esercitato intanto in quei primi 5 minuti è stata molto forte. Per esempio sull'uno contro uno noi abbiamo sbagliato tanto, abbiamo forzato anche qualcosa, però dobbiamo anche dare merito a Cantù di quello che ha fatto in quei primi minuti. È chiaro che queste sono esperienze importanti per noi, anche da questi errori si cresce e si impara. Per la partita di domenica avete già studiato l'Avellino e come pensi possa essere l'impatto in casa? Ha detto che di Avellino cominceranno nello specifico a parlare prima e durante l'allenamento di oggi pomeriggio. Quello che può dire riguardo alle sue aspettative dell'Avellino in casa sono strettamente collegate a quello che diceva all'inizio, a questa grande atmosfera che ha messo a Cantù, a questo entusiasmo, quindi si aspetta una bella atmosfera, una bellissima atmosfera. Io non ho mai giocato qui a Pistoia, però ho visto le foto, ho visto i video, quindi mi aspetto veramente un grande supporto da parte dei nostri tifosi, una grande spinta, e questo per noi sarà fondamentale. Comunque gli americani di Avellino sono anche qui, come quelli di Cantù, molto esperti, da Tacandin a Richardson, ecco, non so se magari di nome li conosce, insomma hanno giocato anche, mi sembra, in partite NBA nel loro passato, ecco, quindi insomma sicuramente anche Avellino sarà un avversario tosto. Ha detto lui non ha mai visto giocare Avellino, quindi se deve dire che è una partita difficile lo dice per quei giocatori magari conosce in particolare James Reyes e Cardin, ha giocato contro Reyes ai tempi del college, di Tamandin che conosce sa che è per esempio un ottimo tiratore, mentre invece Reyes è proprio un giocatore a tutto campo, quindi conosce loro e sa le